Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, spero abbiate fatto tutti buone feste e siete carichi come me per questo nuovo anno pieno di contenuti. Oggi siamo ancora su Ready or Not, ebbene sì, oggi vedremo una parte avanzata del CQB, o meglio del Clear Room, ossia come ci si muove, come si entra in una stanza da bonificare. In questo video vedrete una sequenza di movimenti e procedure effettuata a due, proprio per non confondervi. In questo caso abbiamo due operatori, quindi Pointman e Wingman, rispettivamente nella formazione. Nella prima fase vi spiegai le 5 fasi più importanti del close quarter, ma oggi andiamo un po' più nello specifico. Video molto breve ma importante, cercate di memorizzare questi movimenti perché utilissimi poi nell'area operativa. Quando ci si approccia alla porta, ovviamente il primo che apre è l'operatore vicino alla maniglia, che apre leggermente per dar visuale all'operatore in un primissimo angolo cieco della stanza. Una volta controllato che la porta non ha fili di innesco trappola e l'angolo è libero, si dà il ready tramite l'alzo del fucile. Questo segnala al collega che si è pronti per entrare. Vai. Ora la domanda è, ma come si entra? È molto semplice, il primo sceglie su quale angolo buttarsi, sempre in base al tipo di stanza. Perché guardando in precedenza l'angolo tramite la porta, iniziamo già a farci un'idea di che tipo di stanza abbiamo davanti e dobbiamo ripulire. Ovviamente il collega, se noi entriamo sull'angolo a destra, ci coprirà l'angolo alle nostre spalle, e così via. Ora non starò qui a spiegarvi tutti i movimenti, anche perché per assimilare tutto ciò ci vuole tempo e calma. Io e i miei ragazzi della brigata ci abbiamo messo quasi 3 anni per assimilare, 3 anni di addestramenti su giochi tattici e simulativi. Per ora soffermatevi a questa dinamica di entrata in una stanza, successivamente vedremo insieme altre procedure. Voglio lasciarvi al video e ora voglio salutarvi augurandovi buona visione e un saluto dal vostro Blake. We'll be right back.